Ma perché in queste partite non funziona mai un cazzo? Grazie Simo! Ma che era Sequel? Ho visto bene. Cioè, in Milan-Roma Sequel, questa è una gufata. Non è una sabbata, sì, è una gufata, zio caro, ora lo blocco subito! Sì? Bello! Di suola, guardate come Di Suola se la porta sul tiro. Dai, che stiamo prendendo coraggio, dai. Dai, che stiamo prendendo coraggio, dai. Nena Ser, ti ricordo che hai detto di poter giocare nel City, nel Real. Così ha detto. Ogni minchiata che farà glielo rimarcherò. Fuori gioco. Ho visto. Fuori gioco. Sul filo del fuori gioco, Lukaku riapre ancora il Sharawi. Mignon fuori gioco. Super Mignon. Protesta la parte del giocatore. No, non ha dato il fuori gioco. No, secondo me l'ha fatta continuare. No, ma non l'ha netto. Dopo è netto. Vabbè, è netto. Ovviamente non è la prospettiva migliore. Ma non l'ha fischiata neanche dopo, mi sa. In quel caso la tecnologia. Qui la deviazione di Gabbia. Colpo di reni. Mamma. Un gattone. Com'è possibile che non danno sto fuorigioco? Non l'hanno dato. Cioè, me l'ha dato il corner. Vabbè, ma zio porco, ma si vedeva a occhio nudo. Non era una roba. Ma come cazzo fa a non vederlo che è lì, tra l'altro, su quel lato lì, guardaline? Ammonito Pioli. Ma non è vero. Sì, ammonito Pioli. In che senso? Ammonito? Sì. Ma assurdo, però, zio porco. Dai, cioè, è una roba veramente assurda questa. 5 saltatori giallorossi in area di rigore. Sono sempre ste robe strane, oh. Parte di Bala con il mancino profondo. Incredibile. Porco! Cioè, ma cazzo, ma fuori gioco di 10 metri con la cazzo di azione. Ma perché in queste partite non funziona mai un cazzo? Perché puntualmente in queste partite non funziona mai un cazzo? Voglio vedere se adesso piangono tutti e fanno le scenate per 2 settimane sui giornali a rompere i coglioni. Voglio vedere. E tutte le volte le porcate più grosse alla fine le fanno contro di noi, tutte le volte. Poi è assurdo che abbiamo visto un solo replay, ovviamente, ma è sempre così. Sul colpetto sulla testa di Teo su Anquilista abbiamo visto 400 replay. Oggi ovviamente non c'è il replay. Poi è assurdo che il VAR non possa intervenire su una cosa oggettiva come il fuorigioco. Cioè, quello è ancora più assurdo. Una delle regole contorte, veramente. Che sembra che fanno apposta per sbagliare. Cioè, guarda che se è fuori gioco quella roba lì, questo è un errore della serie che non devi più fare il guardalino. Mi auguro che sia sicuro di quello che ha fatto, veramente. Siamo pronti a chiedere scusa! Siamo pronti a chiedere scuse! Soprattutto Steve. Ci fosse un replay. Si potesse rivedere, se si potesse. Dai, che stiamo prendendo coraggio, dai. Poi è segnato questo. E poi Mancini che mi sta sui coglioni, guarda. Mamma mia. Se c'è uno che mi sta sui coglioni, forse è l'unico che mi sta sui coglioni della Roma. Lui è Pellegrini. Meno. Mancini proprio. È buono. No, Luca! Guarda te! Dai, cazzo! Dai, che lo dovevano subito prendere il gol, cazzo! Dai! Quello ha fatto il suo ruolo, zio porco. Il portiere un po' frettoloso. Benacer, zio caro, tornato da Mignan. Al City ste cose non le fanno, Benacer, zio Pera. Rimani a terra, così poi siamo antisportivi. Adesso ormai hanno capito che ogni volta che noi recuperiamo una palla e ripartiamo devono andare a terra. Che pagliaccio, cazzo. Ormai contro di noi ogni volta si buttano a terra con le mani al volto. L'ha colpito qua, c'ha le mani al volto. Ma affanculo. Diffidato Pulisic, salto e ritorno. Non è diffidato Pulisic. Ma perché, zio porco, devi farmi innervosire? Anche prima non hanno ammonito Pioli. Sì, ed era diffidato anche Pioli. No. Ma magari. Alla prossima ci sarà Conte. Francamente, fin qui, caro Pioli, ce ne sarebbero da dire. C'è sempre, si fa. Vabbè. Tita, però. Che cazzo vuoi, Lukaku? Che fai sempre il fenomeno, zio porco. Quando è inopportuno, zio caro. Non prendersela così a caso. Testa di cazzo, provocatore. Dai. Bello! Cioè, ma cosa facciamo noi ci calci? Ma come fanno a prendere sempre gli altri, zio porco? Dai, che stiamo prendendo coraggio, dai.
Mamma mia, che brutto Milan. Mamma mia, ragazzi. Ma con quale semplicità? Con quale semplicità, ragazzi? Cioè, dovevamo finire all'attacco il primo tempo e lo stanno finendo loro. Sì, ma qua meritavano anche il 2-0 con tutte le occasioni. Altro che. Vabbè, a livello di partita, fin qui l'1-0 è meritato. Cioè, a prescindere poi dal fatto che... Sta anche stretto, obiettivamente. C'è da dire che prendendo gol subito gli hai permesso di fare quello che volevano, di giocare in contropiede. Sì, comunque quel gol lì comunque è da rivedere, perché... No, ma probabilmente il danno c'è, non dico questo, però poi non è che ho visto una reazione, ho visto nulla. Cioè, se basta così poco per sputtanarci... No, è bello che è quello che ha detto Pioli, che fa niente se prendi gol in queste sfide, devi fare come in City Real, che poi vai e ne fai uno tu. Ho visto zio Carlo. Va bene, giusto per affossarci ancora di più, signori, chiamiamo Anthony. Ecco, signore e signori, Anthony. Quali sono i fiori preferiti da Cristante? Cristantemi. Ragazzi, allora io ve lo dico, se dobbiamo andare avanti così, chiudiamola qua. No, ma forse non ha capito. È già una serata difficile. Allora, Anthony, morale è a terra, non devi scavare a mani nude. Se non te la senti, dici, Dani, non me la sento io. Stasera non me... Prego. Il faraone El Shaarawy, quando simula, finge. Basta! Non ce la faccio più! Devo andare sulle brogniche, ragazzi. Ha solo più di una, mo, le brogniche. Prego. Oggi ce n'è bisogno. Lo sono i tifosi della Roma che fissano la Leotta. Allupati! No! Era la brognica educata. E adesso? La brognica maleducata. Oh. Anche le sottocategorie adesso. Prego. Ex attaccante della Roma, passato al porno. Spruzzo! Per chi non lo sapesse, un giocatore della Roma, insomma, Spruzzo. Però ora ribattezzato Spruzzo. Te la senti? Ma era scritto che la Roma passasse in vantaggio e poi successe 2-1. Io ho guardato il primo quanto? Sì, ma non vedo tutta questa agitazione. Ragazzi, è scritto che vinciamo 2-1. Ragazzi, è scritto che vinciamo 2-1. Fiducia, Anthony! Forza Mila! Sempre! Grazie, Anthony! Hai visto com'era bello contento, Florenzi? No, perché stavo riguardando il replay. Devo dire che effettivamente la posizione di Gabbia... Attenzione! E quindi? No, è la classica cosa da rivedere. Cioè, no, è difficile da questa prospettiva, però effettivamente sembrava più netto di quello che ok, sembrava più netto, quindi ci sta che il guardalinee non abbia fischiato. Possiamo dirlo. Prego, Steve. Ci sta se ha azzeccato, se no lo insulta. No, non c'è. Però se è fuori gioco di poco, ci sta che non abbia fischiato. Altrimenti... No, sembrava più netto. Sì, adesso non fare il garante. Fino ad un attimo fa hai detto che era fuori gioco. Adesso sta già facendo il paraculo perché sa già cosa sta per succedere dopo. Dai, calcia. Sì! Per la terza volta, Reinders. Nazionale ha segnato da 70 metri. No. Zio Per, non dire gol. Pensavo fossi più avanti. Se si è sincronizzato. Che cazzo ne so, che magari scatto un secondino. Ma santo Dio, mi ha fatto perdere un anno di vita. Bello. È fallo qui, però. Però non è mai fallo, zio porco. Cazzo, questo è fallo. Cazzo, è tirato giù tutte le volte. Questo lo fischia. No! Questo lo fischia, ovviamente. Questo lo fischia. Asino. Ma ha rappianato la palla. Prende la palla netta. Ma prende la palla nettissima. È andato scomposto, ma ha preso la palla. Prende la palla netta. Ma io dico, ma come cazzo fai a non vederlo che sei di fianco? Come cazzo fai a non vederlo, zio porco? Pure giallo ha preso. E guarda questo come lo tira giù. Ma cosa cazzo stai guardando? Asino! L'arbitro che ha lasciato giocare.
incredibile, cazzo, quello lo tira su di peso e non è fallo, cocco zio. Metti un cazzo di cross del che sia uno decente. Ne ha sempre due. Per poco non ci fa l'Eurogol. Mamma, si fa sto gol Adli, che poi era palesemente un cross sbagliato. Sì, un ma cross avremmo detto che era un tiro. Oh, è buona, buona. È buona. Dai, no, no! Intervento decisivo alla parte di Spinazzola, altra possibilità con Hernandez, ancora l'otto check con Lukaku a disturbare fallosamente secondo l'arbitro. La voglio rivedere. Ma non rompete il cazzo, va, che è già buona, che ha fischiato solo uno. Vogliono solo perdere tempo. Attenzione, Adli sulla palla, piedino caldo, Bradley. Sì, segna. Comunque possiamo dire fin qui il migliore, cioè, dopo, sì, Calabria, dopo Calabria, dopo Calabria. Sì, 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 sì. Parte che ti ricordo come si è fatto saltare a Spinazzola. Allora, ti dico solo, ti dico solo che Adli che prende con arroganza sta palla per battere la punizione mi ha ricordato Brogna che alla YouTuber League impavido. Un esito diverso. Adli. Stessa idea, peraltro. Cazzo, secondo me t'ha guardato. Sì. Lo sai che ha tolto Leao? Mi distraggo un attimo e toglie Leao? Io sinceramente non mi aspetto, cioè, boh, togliere, anche se la serata fin qui è abbastanza storta, togliere il tuo miglior giocatore. Si addormenta qui, oh, si addormenta. Dalla, dalla gabbia. Oddio. Ma dalla, cazzo, ma dalla, ma non sei tu che devi fare quello, hai fatto la cosa buona, dalla da lì. Cazzo, guarda, ma allarga la sta palla. Il tiro, No! Ma vabbè, ma dai, cazzo, ma dai, cazzo. Madonna santa. Si è voluta l'intraprendenza e la qualità di Chukwueze. Passaggio forte. Lì la devi buttare. No, beh, la devi buttare dentro. Cerca De Rossi. Era a due metri, devi buttarla dentro. Sì, è quello. Cioè, un conto che fa il paratone. Anche di sbagliarla quella palla. Allora. Anche perché è l'unica che ti è capitata di questa sera. Sì, nel senso che loro alla fine hanno giocato tutti chiusi dietro, a parte dei tiri da fuori, e se poi sbagli da dentro l'area piccola, non prendiamo mai. Voglio un tocco di mano. Bravo, si è proprio fermato. Si è proprio fermato, oh! Gabbia. Attendiamo. Attendiamo. Oi, mano. Mano. Cerca di prenderla, ma la prende di mano. Che cazzo vuol dire? Per me è mano. Io busso, ragazzi. Per me è mano. Qua sembra mano. Si cambia direzione la palla. Guarda. Ha fatto proprio così, ragazzi. Bisogna capire se c'è il tocco. Se c'è il tocco, questo è rigore. Si gioca. C'è cover. No, guarda, figurati. Figurati. Un giorno ci spiegheranno come funzionano anche i rigori. Siccome ogni volta scopriamo una regola nuova. Sarà genuino, immagino. Comunque, ragazzi, cioè, obiettivamente c'è da dire che i regolamenti ogni volta c'è un'interpretazione diversa, perché non mi puoi dire che è naturale. Cioè, se il braccio è così, aumento il volume del corpo e devio il pallone, è rigore, perché sennò non si capisce un cazzo. E se no ogni volta c'è una regola diversa. E dai. Dai, 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 che stiamo prendendo coraggio, dai. Poi non c'è stata neanche una deviazione prima, per cui... Ma poi non è neanche... La... Cioè, dai, ma abbiamo visto, dare di quei rigori ridicoli. Cioè, che ci spieghino come cazzo è sta regola. Perché qui la palla la devia, cambia anche la direzione. Cioè, non mi puoi dire è naturale. Ma naturale di che? Cos'è naturale andare così? Non lo so, vabbè, allora vale tutto. Dai, allora ogni volta, diciamo che è soggettivo. Facciamo prima dire che è soggettivo. Basta, diciamo che è soggettivo. Ci leviamo dai coglioni queste prese per il culo. Ragazzi, è scritto che vinciamo 2-1.